Ciao a tutti, benvenuti nella rubrica Io resto a casa. Il video di oggi, come avrete potuto capire dalla sigla iniziale, lo troverete anche nella rubrica Eco Risparmio, una rubrica a cui sono molto affezionata ma che non riesco ad aggiornare con molta frequenza. Ma oggi ho voluto approfittare del fatto che è un mese ormai che noi siamo a casa, quasi sicuramente ce ne resteremo per un altro mese, quindi mi è sembrato un buon modo per celebrare, no? Diciamo, il nostro impegno, condividendo con voi dei consigli che ho recentemente scoperto per quanto riguarda la riduzione della nostra impronta ecologica quando facciamo uso del web. Che cos'è l'impronta ecologica? L'impronta ecologica è l'impatto ambientale che ciascuno di noi ha sulla natura nel momento in cui esiste, cioè con i nostri gesti di tutti i giorni, perché noi inquiniamo anche se stiamo semplicemente seduti senza fare niente, soltanto respirando, perché produciamo anidride carbonica. E in un mondo perfetto, in un mondo naturale, in un mondo sano, con una natura sana, questo non sarebbe un problema. In un mondo al collasso, quasi quasi è anche un problema il fatto che respiriamo. Però voglio anche mettere in evidenza una cosa, io vi dico sempre: cerchiamo di restare positivi, cerchiamo di guardare il lato positivo della cosa, perché comunque siamo in una pandemia, non è un momento felice, no, per l'umanità. Ma ecco, guardare tutto il brutto che c'è purtroppo, quando siamo impotenti e l'unica cosa che possiamo fare è rispettare le direttive, ci fa soltanto avvilire. Io mi avvilisco un giorno sì e l'altro pure, poi lotto con me stessa per tenermi su. Oggi ci dobbiamo concentrare su una cosa positiva. La cosa positiva è che in questo mese il fermo delle grandi industrie, la riduzione del traffico quotidiano per tutte le persone che non stanno più andando al lavoro, per la proibizione degli spostamenti, eccetera, eccetera, ha originato un abbassamento globale, colossale, dell'inquinamento atmosferico. È una grande cosa, cioè noi stiamo vivendo un momento terribile, ma per la natura questa è una boccata d'aria. Cerchiamo di pensare questa cosa, no? Che almeno la natura, che sta collassando da anni e molti non se ne accorgono, adesso ha un pochino di sprint, ha un pochino di energia per cominciare a riprendersi. Questo potrebbe essere il principio di un recupero, no? Degli ecosistemi, di una vita più naturale, di una vita più rispettosa dell'ambiente, perché rispettare l'ambiente è una necessità fondamentale ed è una responsabilità di ciascun individuo, sia perché è indispensabile essere responsabili nei nostri confronti, nei confronti della nostra salute e un ecosistema che è in grado di gestire tranquillamente il nostro inquinamento, significa avere più salute noi, avere più salute tutti i cittadini, ma soprattutto per i posteri, perché noi ci dobbiamo ricordare che dagli anni 50 è cominciata una corsa all'industrializzazione, al consumismo feroce, che ha portato la natura al collasso. Quella già stava collassando un poco prima, però prima non c'erano le competenze per rendersi conto che si inquinava. Noi al giorno d'oggi queste competenze ce le abbiamo e abbiamo il dovere di andare a compensare, andare a cambiare il nostro stile di vita affinché sia più ecologico. Se non vogliamo farlo per noi, facciamolo per i nostri figli, facciamolo per i figli dei nostri vicini, dei nostri parenti, facciamolo per i figli in generale, perché io ve lo dico sempre, i bambini sono un bene collettivo. Anche se non abbiamo figli, anche se non ne vorremo mai, i bambini sono comunque una nostra responsabilità e noi stiamo lasciando ai bambini un mondo invivibile. Prendiamo questa occasione, prendiamo questa celebrazione della natura di oggi per iniziare a cambiare un po' il nostro stile di vita e ridurre la nostra impronta ambientale. Io non sono esperta di tecnologia, questi trucchetti li ho presi dalla rete, li ho cominciati ad applicare già dalla settimana scorsa. Ho fatto un patchwork e ho realizzato questo contenuto, ma se voi avete delle competenze sicuramente maggiori delle mie, siete esperti in tecnologia, esperti in web, esperti in server, eccetera, eccetera, e
volete lasciare un contributo con dei suggerimenti che non sono elencati in questo video, a me farebbe estremamente piacere, così date sia a me sia agli altri utenti che leggeranno il commento la possibilità di andare ad arricchire ulteriormente questo nuovo stile di vita che è molto semplice da applicare, ve lo garantisco, è una scemenza. Allora, li ho segnati perché essendo 11 non me li posso mai ricordare tutti quanti. Primo suggerimento: utilizzate come motore di ricerca Ecosia. Ecosia è un'espansione diretta di Google Chrome e ha questa particolarità: per ogni ricerca che noi facciamo, i soldi derivati dalla nostra ricerca, quindi dall'utilizzo del suo motore di ricerca, sono devoluti per andare a piantumare alberi in zone colpite da deforestazione, incendi, eccetera, eccetera. Non vi cambia niente sul motore di ricerca, l'unica cosa, non avrete più le immagini nelle 8 finestrelle che trovate sotto la barra di ricerca, avrete dei quadrati colorati, ma sotto c'è scritto il sito. Quindi è normale, all'inizio vi può sembrare un po' strano, la pagina vi può sembrare un po' povera, poi vi abituate. Secondo suggerimento: disabilitate su YouTube la riproduzione automatica. Quante volte magari stiamo su YouTube, stiamo guardando un video, poi magari, che ne so, ci distraiamo, andiamo in bagno, andiamo a prendere l'acqua, andiamo a prendere qualcosa da mangiare, torniamo e il video intanto è andato avanti, ci troviamo a eoni di distanza, argomenti che boh. Quella è tutta energia che si spreca, perché ogni video nuovo che il nostro browser va a praticamente immettere sul nostro schermo, per passatemi i termini poco tecnici, ma sono una sola con la tecnologia, è energia che si va a sprecare. E uno potrà dire: sì Claudia, ma io magari mentre faccio altro ho YouTube aperto e ascolto la musica, quindi se disabilito la riproduzione automatica, quando finisce il brano poi devo tornare di là, mettere un altro brano, diventa un problema. Fate una cosa molto semplice: invece di mettere la riproduzione automatica, perché l'algoritmo di YouTube è pure cretino, di conseguenza magari mentre state ascoltando, che ne so, Ludwig Forssell, che se non lo conoscete è l'autore del BB Theme di Death Stranding, una canzone bellissima, ve la lascio linkata qui sulle schede giù nella info box, improvvisamente le canzoni vanno avanti e vi trovate, che ne so, Ava Max, Nicki Minaj, Giussi Ferreri, cioè no, perché poi dopo quando andate ad aprire la home vi escono tutti i suggerimenti di queste cose che vi sono capitate a caso nella riproduzione automatica che a voi non interessano. Fate una bella playlist con le canzoni che vi piacciono, che duri, che ne so, mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza, 4 anni, quanto volete voi, e in questo modo avrete una simulazione di riproduzione automatica, perché quando cliccate riproduci tutta la playlist, lui va come un treno, ma non avrete il problema di avere la riproduzione automatica e quindi l'inquinamento anche quando la riproduzione automatica non vi serve. Terzo consiglio: evitate di passare ogni volta dal motore di ricerca anche quando già conoscete il nome del sito. Non vi sto dicendo di imparare a memoria gli URL di tutti i siti, ma per esempio se voi avete l'abitudine di andare sul mio sito, su Trecce Fatate, non è necessario ogni volta andare sul vostro motore di ricerca, Trecce Fatate, digitato nella barra, cliccate sulla lentina e quello vi apre con tutti i risultati. Vi basta scrivere Trecce Fatate sulla barra in cima, quella praticamente in alto, quella destinata agli URL, e automaticamente il motore di ricerca vi completerà la dicitura del sito e quindi accederete direttamente al sito, saltando quindi quella fase in cui dal motore di ricerca passate ai risultati della ricerca, perché immaginate di fare 10 ricerche al giorno, per 30 giorni diventano 30 ricerche, io sono sicura che ne fate molte di più, perché anche io ne faccio molte di più, e questo è tutto inquinamento. Se di quelle ricerche 8 sono inutili perché già sapete dove andare, andate a ridurre fortemente il vostro impatto ambientale. Un sotto suggerimento che vi do al riguardo è anche un buon modo per andare ad organizzarvi il vostro browser. Vi mettete i siti che vi interessano nei preferiti con le varie cartelline, oltre se fate lavoro, tesi, questo, quello, quell'altro, tutto ordinato, clicco direttamente nel sito che mi interessa, diventa più veloce, diventa più organizzato, avete anche la mente più allenata all'ordine, questo se siete persone disordinate vi aiuta tantissimo, e andate a ridurre l'impatto ambientale. Consiglio numero 4: abbassare la luminosità dello schermo. Quanti di noi, inclusa, hanno lo schermo al massimo? A me personalmente lo schermo scuro dà fastidio, infatti quando ho letto questa cosa ho detto ma come faccio? Ci ho provato, ho abbassato di poco ogni giorno, adesso sono arrivata ad abbassare la luminosità dello schermo del 20%.
quindi ho una luminosità all'80%. Non so quanto riuscirò ad abbassarla perché quando diventa troppo scuro per i miei standard gli occhi a me cominciano a lacrimare. Però gli studi che cosa hanno dimostrato? Che abbassare la luminosità dello schermo già al 70% riduce del 20% il nostro consumo e di conseguenza il nostro impatto ambientale. E riduce anche i consumi in bolletta, presumo, se riduce il consumo, no? Consiglio numero 5: spegnere il PC quando non lo stiamo utilizzando. Quanti di noi stanno guardando video su YouTube? La mamma urla: è pronto a tavola! Arrivo! E andiamo a tavola. Torniamo 45 minuti dopo e intanto il computer è rimasto acceso. Peggio ancora se abbiamo la riproduzione automatica attiva. Perché intanto è andato via anche l'argomento, no? Che cosa fare? Spegniamolo, ci chiamano per andare a pranzo, ci chiamano da qualche parte, comunque ci dobbiamo staccare dal computer. Ok, spegniamo il computer e lo riaccendiamo quando torniamo. Peggio ancora, quanti di noi si addormentano con il computer acceso? Tanto poi va in stand-by e quindi il computer sta acceso tutta la notte. In stand-by, ok, dove i consumi sono più ridotti. Ma è sempre consumo, quindi è sempre inquinamento. Oltre ad essere soldi in bolletta, c'è il mio fidanzato che ha questo bruttissimo vizio, perché lui si addormenta guardando le serie su Netflix. Quando ci sono io a casa sua, prendo e spengo a un certo punto. Io spengo tutto, perché a casa mia abbiamo l'abitudine di spegnere qualsiasi cosa. A casa mia si spegne pure il modem. Non per una questione di essere tirchi, ma per una questione proprio che sono quei piccoli gesti che però ripetuti tutti i giorni nel tempo vanno ad incrementare la nostra impronta ambientale. Quando non ci sto io, lui il computer lo lascia acceso. Ed è una cosa che mi fa arrabbiare un sacco, perché si consuma tantissimo il computer anche in stand-by, comunque consuma e inquina. Spegniamo questi cavoli di computer. Non lo so, stabiliamo una temporizzazione, io non lo so fare, però so che esiste un modo per stabilire una temporizzazione per cui dopo un pochino di tempo il computer, se non ricordo male, si dovrebbe spegnere in automatico, non che va in congelamento, che si spegne proprio. Poi se sto sbagliando non lo so, altrimenti impariamo ad addormentarci, che ne so, contando le pecore, contando le margherite. Cioè, quando non c'era il computer, quando non c'era la TV, la gente come faceva a dormire? Si faceva una tisana e si schiaffava nel letto. Facciamo la stessa cosa. Ve lo dice una persona che soffre di insonnia, eh? Consiglio numero 6. Impostiamo il più alto livello di antitracciamento sul nostro browser. Che cos'è il sistema di tracciamento? È un sistema per cui i dati della nostra navigazione vengono praticamente sparsi nel mondo, in modo che la nostra esperienza in rete possa essere personalizzata al massimo. Detta così, mi sembra una cosa bella. No, semplicemente quando poi navighiamo nei siti che hanno gli annunci di Google, ci arrivano annunci più personalizzati. A che serve? Boh. Quindi questo flusso di dati col sistema antitracciamento smette di esserci. Non abbiamo più tutti questi dati che tu rimbalzano da un punto all'altro del cosmo per darci una migliore esperienza personalizzata sul web. No, grazie. Come si fa? Mozilla, se avete Firefox, ha un sistema suo già implementato, dovete soltanto selezionare il livello di antitracciamento. Con Chrome invece dovete installare l'espansione. Basta andare in impostazioni, espansioni, attiva l'espansione che si chiama Do No Trace. Spero di averla detta bene. E quindi in questo modo i vostri dati di navigazione non vengono più tracciati, non si diffondono più in giro e inquiniamo di meno. Consiglio numero 7. Non mandiamo mail superflue. Io non sono una grande mandatrice di mail, lo devo dire. Quindi non ho questo problema. Però magari molte persone per lavoro mandano molte mail. Cerchiamo di capire effettivamente quante mail sono necessarie e quante possiamo evitarle. Magari, che ne so, facendo una telefonata, oppure dicendo la stessa cosa invece che per mail su WhatsApp, oppure, quando torneremo a tempi normali, invitando la persona e prendendosi un caffè e dicendoglielo vis a vis. Questo perché gli studi hanno calcolato che ogni megabyte di mail produce 20 grammi di anidride carbonica. Fatevi un pochino il conto di quanto andiamo ad inquinare con ogni mail che inviamo. E dal consiglio numero 7 ci colleghiamo al consiglio numero 8, che è disiscriviamoci da tutte le mailing list, da tutte le newsletter a cui non siamo più interessati. Quante volte ci interessa un argomento, ci iscriviamo alla newsletter, poi perdiamo interesse e ci continuano ad arrivare quelle mail e noi le impostiamo che arriveranno automaticamente in spam, ma abbiamo il cestino dello spam strapieno.
Abbiamo la rottura di palle, oddio, questo ha scritto di nuovo, oppure oddio, è arrivata una volta meglio da questa azienda, che palle. Mentre se invece ci disiscriviamo, oltre ad avere la mail più ordinata, più sistemata, non ci arrivano notifiche inutili sul telefono, eccetera, eccetera, abbiamo anche la consapevolezza di andare ad inquinare di meno, perché tutte le mail inutili che ci arrivano non ci arriveranno più. E andate un po' a immaginare quanto inquinamento in meno andiamo a produrre. Io sono iscritta a tantissime mailing list. Quando ho scoperto che questa cosa produce inquinamento, la prima cosa che ho fatto è stata andare ad aprire tutte le mie caselle di mail, tante, quella per l'università, la privata, quella di Trecce Fatate, altre secondarie, terziarie, eccetera, eccetera. E mi sono andata a disiscrivere da tutte le mailing list, tutte le newsletter a cui non ero più interessata. Mi sono resa conto che ne avevo tantissime, veramente inutili. Sono rimasta iscritta soltanto a quelle due o tre aziende su cui vado a fare gli acquisti, per cui mi interessa quando hanno un'offerta speciale, eccetera, eccetera, oppure a quelle due o tre cose a cui sono veramente interessata. Molta meno schifezza nella mail e almeno la consapevolezza di essere più pulita per l'ambiente. Consiglio numero 9. Impara a fare attività che non richiedano l'uso del computer e nemmeno l'uso del cellulare, perché tutto quello che stiamo dicendo per il computer vale anche per il telefono, cioè tutto ciò che succede sul computer inquina allo stesso modo anche se lo facciamo da telefono. Che cosa fare? Non lo so. Leggete un libro, lavorate a maglia, lavorate all'uncinetto, cucite un vestito, fate una torta, riordinate l'armadio, riordinate la dispensa, fatevi uno spignatto, cioè giocate a carte con la vostra famiglia, è un buon modo per stare tutti insieme ora che siamo costretti a stare tutti insieme, no? Cioè facciamo cose che non richiedano di stare con la capa in uno schermo, perché è anche un buon modo per assumere uno stile di vita diverso. Quante volte ci stiamo annoiando e ci annoiamo anche mentre navighiamo, quindi continuiamo ad andare sugli stessi siti, a fare ricerca su ricerca su ricerca, a girare su YouTube a caso oppure su Netflix, a passare da una serie all'altra. No. Consiglio numero 10. Se hai un blog oppure hai una piattaforma online, puoi partecipare, come ho fatto io, all'iniziativa My Blog is Carbon Neutral. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questo sito pianterà un albero in una zona che si sta occupando di rinfoltire a livello di foreste, e quest'albero con la sua produzione di ossigeno va ad abbattere la produzione di CO2 data dal tuo blog. Perché ora non scendo nei dettagli, io ho aderito a questa iniziativa la settimana scorsa, l'ho scritto anche sul blog, quindi vi lascio giù nell'area info box l'articolo in cui vi spiego in tutti i dettagli in cosa consiste l'iniziativa, quanto inquina ogni click sul blog, quanta anidride carbonica è in grado di assorbire un albero, eccetera eccetera. Purtroppo questa iniziativa era anche arrivata in Italia qualche anno fa, ma si è persa per strada, quindi adesso si può aderire soltanto attraverso il programma tedesco, anglosassone e francese, quindi niente, peccato. Ultimo suggerimento è fare una donazione a Zero Impact. Che cos'è Zero Impact? Un po' come My Blog is Carbon Neutral, è un'iniziativa che si occupa di piantare alberi per andare a compensare l'impatto ambientale dei siti. Però io presumo che si possa fare una donazione anche a prescindere. Per quanto riguarda i siti, vi lascio giù nell'area info box il sito, così vedete tutti i vari prezzi. Io per il momento non me la sono potuta permettere perché non sto lavorando. di conseguenza, quel poco che sto guadagnando su YouTube lo sto utilizzando per fare la spesa, perché i gattini randagi devono essere nutriti comunque, i cagnolini randagi lo stesso. E anche perché per contribuire un poco in casa, perché qua non sta lavorando nessuno e niente. E quindi non ho tutta questa disponibilità economica, non mi posso permettere di andare a fare una donazione che sia equivalente al traffico che io ho su entrambi i miei siti. In realtà volevo fare una donazione che andasse a coprire principalmente il traffico di YouTube, perché non c'è niente per ridurre l'impatto ambientale di YouTube. Quando riprenderò a lavorare, appena avrò messo da parte la quota necessaria, lo farò sicuramente. Se voi state ancora lavorando, se voi volete fare una donazione perché avete una certa disponibilità economica, ve lo potete permettere, questo è un buon sistema per andare a rinverdire principalmente l'Italia. E ve l'ho detto, questo è l'unico programma di riforestazione italiana. Detto questo, immaginiamo che questi suggerimenti vadano ad abbassare, che ne so, del 10%
la mia impronta ambientale. 10% io, 10% Tizio, 10% Caio. Già se siamo 100, 200, 300, 1000 persone, questo 10% in meno può fare una grande differenza. Ora io sto facendo delle cifre a caso, ok? Sia con le persone sia con la percentuale, però è giusto per darvi un'idea che il singolo individuo da solo non fa niente, però il singolo individuo se condivide determinate cose e altri individui fanno la stessa cosa, grazie all'unione si può creare la differenza. E comunque, anche se non crediamo di poter creare la differenza, è importante farlo per avere la coscienza pulita, per sentirsi in pace con se stessi. Cioè, io non salverò il mondo, ma io faccio la mia parte, perché così ho la testa sul cuscino, la sera la metto tranquilla di non aver contribuito all'inquinamento, a questo, a quello, a quell'altro. Cioè, entriamo in quest'ottica, cerchiamo tutti dei sistemi per ridurre la nostra impronta ambientale, così il mondo sarà un posto migliore, e se non lo sarà il mondo, la nostra vita sarà un posto migliore. Io spero di riuscire a fare nuovi contenuti di questa rubrica a breve, anche perché ho diverse cose, cioè sto preparando diversi argomenti, soprattutto cose a costo zero, cioè cose che non vi richiedano di andare a comprare, di fare lavori, eccetera, perché molto spesso quando vado a cercare queste cose se ne escono tipo: per ridurre la bolletta metti i pannelli solari. Punto 1, dove vivo? In un appartamento. Punto 2, chi me li dà i soldi per comprare i pannelli solari? Cioè, quindi sto cercando tutti dei sistemi appunto a costo zero che non mi richiedono di spendere nemmeno un euro per andare a ridurre il nostro consumo e di conseguenza il nostro impatto ambientale. Detto questo, noi ci salutiamo qui. Vi ripeto l'invito a lasciare dei commenti con ulteriori suggerimenti se li avete. Ci vediamo con il prossimo video. Io nel frattempo non posso che augurarvi una buona giornata.